Salve a tutti, io sono Mr. Camarium, oggi vi vado a presentare il sistema per riparare il motorino. Per riparare intendo che la parte elettrica deve funzionare, qui parliamo solo della parte meccanica, che a causa delle frequenti lavorazioni sulla stampante si possono consumare i cuscinetti, questi cuscinetti che ho preso da Amazon. Infatti quello che è più usurato è questo qua superiore, probabilmente a causa della ruggine, quindi quello che ci serve è un solo cacciavite a stella. Infatti, se potete vedere a riguardo, ho dovuto fermare la stampa perché in questo punto qua si è bloccato l'asse X, no, era l'asse Y. Quindi questo lo metto da parte, quindi prendiamo il motorino, stiamo attenti a non rovinare i contatti. Ok, con un colpo di polso andiamo, ok, a svitare. Ecco qui, stiamo attenti a non perdere i componenti, questo qui lo rimettiamo qua dentro, ok, poi premiamo, sono due fici come ho fatto io e teniamo questo, ecco, se vedete dentro è fatta la ruggine, quindi questo cuscinetto è andato, infatti si muove, oscilla. Questo invece è buono, non oscilla, quindi andiamo a sostituire solo questo qui. Ecco qui, io in precedenza gli ho messo anche un po' d'olio pensando di risolvere un po' la situazione, ma perché stavo aspettando questi cuscinetti da Ali, da Amazon. Ok, infatti se notate per come lavorava male il cuscinetto, la superficie questa qui è quella che più urtava all'interno, perché il cuscinetto evidentemente faceva questo spostamento e lo andava a consumare. Questa parte interna è un classico magnete, la parte elettrica è questa qui. Quando adesso vado un attimo a pulirlo, stacchiamo anche questo, metto il cuscinetto qui distanziale, cerchiamo di non perderlo, stacco anche questo, misura interna del cuscinetto, io la prendo direttamente da qui, sono 5 mm interni e 16 mm all'esterno. Allora, questi qua in teoria sono tutti già ingrassati, però per sicurezza io prendo un olio specifico per le macchine, che è questo qui della Singer,
se avete qualcosa di meglio potete utilizzarlo. Quindi gli metto giusto una goccia qua sopra in modo che vada all'interno, ecco qui. Questa cosa ripete anche sul cuscinetto nuovo. A posto. Esercito delle vibrazioni in modo da far entrare l'olio all'interno. Ecco qui. Prima questa qui che la molla, ok, poi mettiamo il cuscinetto, beh, scende giù a posto. Poi non dimentichiamo di distanziare come abbiamo fatto all'altra parte, ok, e chiudiamo le parti, ecco qui. E adesso andiamo a chiudere. Stringiamolo del tutto in modo diagonale, poi dall'altra parte. Qui. Ok, e adesso andiamo, mettiamo il motore così tra le mani e stringiamo. Ok, non troppo forte perché possiamo rovinare la vite o il giravite. Ecco. Ok. Siamo pronti adesso a montarlo. Quindi vi lascio a voi un buon proseguimento di giornata e vi raccomando, lasciate un like a questo video.